Ciao a tutti, allora, oggi è la terza volta, credo, che sto cercando di registrare tutto, ma si spegne continuamente, devo avere i fantasmi in casa, benissimo. Allora, dopo che mi sono ripresa per quello che è successo in America, cioè hanno eletto questo nazista, stavo pensando al mio ether, perché deve sempre rompere i coglioni. Volevo ricordargli solo al mio ether che vive in uno stato dove una donna comanda, quindi cioè, non lo so come vive lui ad essere comandato da una donna, cioè, penso molto male, cioè, a me non me ne frega niente se arriva un uomo, una donna, per me deve fare bene, però lui ha un cervello grosso così e deve sempre rompermi le balle, è venuto a rompere le balle anche oggi che la Clinton ha perso, no? Tra l'altro ha perso oltreoceano, quindi... Io posso vivere benissimo qui, no? Nonostante il fatto che non pronuncio bene, perché lui è il professore di lingue, quindi deve correggermi. E no, volevo solo dirgli che, cioè, veramente, Stefano, vivi in uno stato dove c'è una donna che comanda. Non so come riesci a vivere, eh? Penso che ti droghi tutti i giorni, si vede anche dalla faccia che hai. Però è così. Questo è un dato di fatto. Poi stavo riflettendo sulla faccia che faceva il figlio di Trump. Si stava rompendo le palle in un modo galattico. Devo trovare da qualche parte la foto. Forse rifarò questo filmato in modo più tranquillo perché oggi non ho proprio tempo. Quando avrò più tempo troverò la foto o troverò le immagini del bambino di Trump che proprio si annoiava, avesse potuto si stiracchiava così in diretta, papà, basta, no? Non ne poteva più, poverino. E comunque, cioè, è un'elezione, che vinca il migliore. Io la prossima volta spero soltanto che vinca la moglie di Obama. Così, Stefano, stavolta ti impicchi, ti regalo anche la corda. Ciao, tesoro!